I vigili del fuoco di Rieti, per iniziativa del sindacato Conapo, si sono dati appuntamento mercoledì 18 maggio dalle ore 11 alle ore 12 davanti alla prefettura. È qui che organizzeranno una conferenza stampa. I sindacalisti del Conapo hanno infatti informato i politici locali e chiesto un incontro al prefetto, a cui chiederanno di farsi portavoce verso il governo del malessere dei vigili del fuoco dovuto all'iniquo trattamento che ricevono dallo Stato. Un'iniziativa questa che avverrà simultaneamente in tutte le province d'Italia. Rischiamo la vita come e più degli appartenenti agli altri corpi dello Stato e siamo impiegati nel pronto intervento operativo dal giorno dell'assunzione sino al giorno della pensione. Un servizio usurante che non ha eguali nello Stato. Eppure, spiega Andrea Faraglia, segretario provinciale del Conapo, siamo il corpo meno retribuito e non abbiamo le tutele previdenziali degli altri corpi. Siamo veramente amareggiati dal disinteresse della politica. Ed inoltre, ha proseguito il sindacalista, si consideri anche che nella provincia di Rieti la politica, a distanza di più di un anno dall'entrata in funzione della nuova sede dei Vigili del Fuoco di Poggio Mirteto, non ha ancora ufficialmente risolto il grave problema degli organici previsti per renderlo autonomo dal punto di vista operativo, sperperando denaro per rimpiazzi di personale.